Ragazzi, buon Gododay e bentornati su Palworld. Dovrei continuare a registrare Poppy Playtime, però sapete, mi sono preso talmente tanta rabbia e non godo. Con l'episodio 5, quella creatura mi ha messo veramente rabbia, perché è una cosa che poteva funzionare, ma non è stata fatta proprio benissimo. Quindi mi ha fatto un po' nervosire, quindi sapete che vi dico, invece di continuare, dato che non ho assolutamente voglia di continuare a registrare quella creatura oggi, ho detto, ho bisogno di rilassarmi un attimo, quindi Elden Ring, magari lo registro la prossima volta che vengo qui, ho poco tempo, prima di andare via mi registro un bel episodio di Palworld, che tanto voi vedrete appena finirà la blind run su Poppy Playtime capitolo 3, così è un episodio in più che mi tengo come backup e poi vi vedrete con calma voi. Quindi bentornati su Palworld incredibile, come vedete è passato un po' di tempo anche qui, rispetto anche all'episodio 2, abbiamo finito l'episodio 1 che eravamo in mutante. Abbiamo finito l'episodio 2 che avevamo cominciato a capire come funziona questo mondo. Questo episodio 3 finirà con una bella esplorazione. Ah, siete fortunati, vedete? Vedete? Che fortunati ragazzi! Oh, potevo immaginare un prevent simile, vi volevo raccontare quante cose incredibili ci sono successe. E niente, si parte subito! Un'invasione incredibile. Allora, l'altra volta, questa cosa è successa off camera, io volevo provare a catturare uno di questi lupi, ma non ci sono riuscito. Quindi proveremo a catturarne uno subito. Non credo abbia funzionato, però a parte che ho sprecato tipo la vita. Ok, ne abbiamo preso uno e quello è scappato. Ma possono scappare pure? Ah no, credo sia buggato. Che bello come inizio di episodio. Pure l'altro episodio era iniziato con un attacco. Volevo catturare questo lupo perché mi hanno invaso pure quando non stavo registrando. Vabbè, ricostruiamoci un po' di palla che abbiamo sprecato. Hai respinto tutti i nemici. Vabbè, in realtà quello è scappato. Nell'episodio di oggi ci dedicheremo finalmente all'esplorazione, che dopo due episodi, uno di introduzione e uno di costruzione, direi che è giunta l'ora di abbandonare queste terre. Ovviamente, calcolate questa base, vedete com'è migliorata. Lì ho fatto il recinto, ho fatto l'arco, ho fatto l'ascia, che è fortissima l'ascia. Siamo livello 10, manca poco all'11. Come vedete, la situazione PAL è migliorata. Off camera ovviamente ho catturato robe. Abbiamo Ombrina a livello 10. Poi abbiamo Tempesta, questo è nuovo. E tra l'altro ho notato un problema, che devo salire di livello, altrimenti PAL mi cominciano a non obbedire. Questa cosa è un po' come i Pokémon, giustamente. Quindi abbiamo catturato Tempesta, che volava qui attorno. Poi abbiamo Fiammetta, mi serviva un PAL di fuoco, quindi abbiamo Fiammetta. Abbiamo Polaretta, Polaretta è fortissima. E poi abbiamo, questo è l'ultimo PAL che ho catturato, in realtà l'ho catturato poco fa, che io sinceramente pensavo si evolvesse nel cervo, ma non so se i PAL si possono evolvere. Quindi abbiamo pure Melpi, che è un'alpaca, e l'ho chiamata Melpi perché è simpatica. Poi qui in base abbiamo messo a lavorare Shota, come vedete Shota a livello 11. Gumos l'ho chiamato Bacco. Abbiamo costruito il tavolo e questa roba è fichissima, perché come vedete questo adesso lo faremo insieme. Possiamo creare oggetti che penso ci possano tornare utile per usare i PAL in maniera diversa. Infatti questo credo serva per far diventare, penso, Fiammetta o Lanciafiamme. Questo serve per accarezzare Manta, che è un PAL che ho catturato che sinceramente non sto usando. E questo lo faremo adesso, che ci permetterà di avere sempre a prezzo, penso, due PAL, se ho capito bene. Non mi aiuta nessuno? Grazie dell'aiuto, Bacco. L'unico problema di Ombrina è che è molto aggressiva. Mi avrà ammazzato, penso, 10 PAL che volevo provare a catturare. Ho fatto pure il recinto dove Materassa, Petto e Tortino stanno producendo una quantità di lana incredibile. Io sinceramente speravo producessero anche Sfere PAL. Ho fatto le terme perché altrimenti la sanità mentale dei PAL stava andando a farsi fottere. Ho fatto il recinto di Bacche, che tra l'altro Bacco lavora lì. Eccolo, guardate quanto è bravo Bacco che va a lavorare, guardate, guardate. Come vedete la casa è rimasta più o meno uguale, vivo in quel box lì. La statua serve per portare su me, ma non abbiamo trovato abbastanza di quelle cosine verdi. Io ho fatto un'altra cosa per cibo, insomma, più o meno questo è tutto. Ok, collare. Ma è automatico? Quindi adesso ce l'ho sempre appresso? Veramente? Quando è in squadra vicino a te, accompagni i tuoi attacchi schierando colpi demoniaci. Questo invece che fa? Per afferrare dolcemente Silary, per questo giro di squadra per tornare. No, che figata! Se mi faccio questi guanti, posso usare la manta come agli. Ah, che figata! E questo me la fa usare come lanciafiamme. Ok, sì, avevo capito bene. Bene. Abbiamo Tempesta e Ombrina. Ah, che figata! Fichissima questa cosa. Tanto Tempesta mi piace tantissimo. Nel trailer iniziale di Palworld potevi usare, insomma, i PAL come mount, tipo volare, insomma, e anche mount terreno. Quindi insomma mi chiedo quando succederà. Probabilmente siamo ancora troppo debolini. Allora raccogliamo un po' di roba. E qui guardate quanta roba stanno producendo i nostri amici.
Vi faccio vedere anche qui. Per salire di livello ci serve la pressa, che la dobbiamo sbloccare a livello 10 perché non avevo messo il punto sulla pressa, la cava di pietra e la segheria, e potremo salire di livello. Incredibile. Questi sono tutti i palchi. Ah, questo è quello nuovo. Qui c'è Manta. Questo è Ledspunk. No, voglio vedere che diavolo è questa creatura. Vabbè, ma è fichissimo. Ma è bellissimo. Ma ha la tuta. Oddio, come lo posso chiamare lui? Aspetta. Vabbè, ma lo faccio salire al 100 lui. Lo chiameremo Eminem. Sono veramente tentato di portarlo in squadra. Eminem lo mettiamo a lavorare. E noi in squadra ci portiamo Melpi a sto punto. Direi che possiamo andare avanti. L'unica cosa che volevo raccontarvi prima di andare a esplorare. Più o meno ho catturato per dire tutti i pal che ho visto qui in zona. Abbiamo. Lei ce l'abbiamo, lei ce l'abbiamo, lui ce l'abbiamo. Questo non so dove l'ho visto. E neanche questo. Io questi non so, forse da lontano, ma non ho idea di cosa siano. Questo credo di averlo visto di notte, ma non l'ho catturato, è fighissimo il gufo. Questo ce l'abbiamo. Questo pure non l'ho mai visto, il cinghiale. Questo è, lo volevo catturare ma non ci sono riuscito. Questo cervo ho provato a catturarlo ma niente, è fortissimo. E l'altro fortissimo, questo l'abbiamo catturato. L'altro veramente forte che sta a livello 18 è questo. Questo lo cattureremo sicuramente. Mi piace tantissimo il design di questo, ma purtroppo è fortissimo pure lui. E poi c'è il mammut gigante, che questo qua che sta al 33, che insomma mi dà l'idea di veramente boss finale tra un po'. Quindi direi che finalmente possiamo esplorare e andare un pochino avanti. Però direi prima di dormire, perché non mi va di andare in giro di notte, va? No, che figo che posso andare in giro con due pal, comunque, è fighissimo. Queste sono le terme, bellissime. Allora, direi di farci una dormita velocissima. E si parte. Direi di partire. Allora, Bacco? Vabbè, Bacco va all'esplorazione, bravo Bacco. Allora, volevo vedere se trovavo quel dinosauro, perché mi pare che era a livello 18, quindi è un pochino fortino, però... L'ascia tra l'altro è fortissima, è molto più forte della mazza, quindi... Eccolo, eccolo laggiù, vedete? Quello lì, ce n'è uno che gira sempre qui in zona, infatti è lui. Il problema è che è fortissimo. Che livello è? Livello 16. Tra l'altro non so neanche se i palle mi muoiono, se... che succede? Ci proviamo, dai. Proviamoci, dai. Abbiamo due palle in squadra, vai. Lo stiamo distruggendo, cavolo. Ok, mi aspettavo molta più difficoltà. No, stammi lontano. Allora, catturiamo Tempesta un attimo, perché altrimenti finisce male qua. Un po' pochino mi sa, eh? Infatti. No, vai Tempesta, vai. Ah, mi ha ammazzato Tempesta. Non sta andando benissimo. Sta andando veramente male. No, mi ha ammazzato. Ok, sì, me la sono cercata. Ok, era forte. Non mi aspettavo Tempesta morisse subito, sinceramente. Me l'ha proprio scoppiato. Ora mi chiedo, è morto? Ah, no, resuscitano dopo 10 minuti. Ah. Poteva andare meglio questo primo combattimento, sicuramente. Non abbiamo giustamente niente. Perché credo sia la mia prima morte, mi sa. Me la sono giocata male, ok. Sicuramente me la sono giocata male. Diciamo che non mi aspettavo facesse così danno. Cioè, era forte, però sono stato un po' troppo spavaldo. Vabbè, ci sta, dai, prima morte. E poi l'altra cosa che mi ha un attimo confuso è stato il fatto che Ombrina non era utilissima, diciamo. Io mi aspettavo combattesse di più. Invece non è che ha combattuto tanto Ombrina, eh. Allora, il mio orgoglio mi dice di continuare a provare. Lo cattureremo assolutamente, perché mi ha dato veramente fastidio. Ora è sparito per sempre. Vabbè, spawna in zona, quindi in realtà... lo potremmo ritrovare. Sì, lo so, avevo detto di andare avanti, però questa cosa non mi aspettavo di morire come uno stoccafisso, sinceramente. Mi aspettavo di riuscire a catturarlo. Devo giocarmela meglio, perché ho paura di ucciderlo. Quello mi ha fermato un attimo, capito? Ho terrore di ucciderlo, alla fine lui ha ammazzato me, quindi divertente come cosa. Questo è fortissimo, il mammutto al 33 penso sia stato messo qui giusto per trollare la gente, perché non so chi pensa di riuscire a sconfiggere un mammutto al 33. Quello veramente lontano. Però che peccato. Sono stato... mi rode tantissimo, perché era fatta. Era veramente nostro. Praticamente in questa zona mi rimane da catturare quello e il cervo, praticamente. Per il resto abbiamo catturato tutto di palle di questa zona, mi sa. Ah, un altro mammut, due mammut.
Ma è successo che si spawnano dove muto? Lo stesso. No, 38 direi di scappare proprio alla velocità della luce, perché quello penso ci one shotti per tipo 6 reincarnazioni. Allora lì mi pare ce n'era uno di quei cosini verdi che ci serve per salire di livello. Mi pare che l'avevo preso, ok. Sì, quello l'ho preso, vero? Sì, era laggiù, ok. Ce n'è un altro qui davanti che non ho preso apposta perché volevo prendere con voi. Possiamo finalmente andare avanti. Qui c'è un abitante. Laggiù ci sono andato per esplorare un pochino e per farmare soprattutto questi pinguini, perché mi servivano per fare le terme a casa. Infatti adesso un pinguino lo uccideremo, tanto per far capire chi comanda. Ecco, tanto per ucciderlo, perché... facciamo salire un po' fiammetta di livello. Vediamo un po'. Vai fiammetta. Si è bloccato. Grande fiammetta. Ok. La botta. Cioè attacca quando gli pare. Vedi che non attacca. Io pensavo attaccasse di più. Ah, ok. Allora. Finalmente possiamo andare. Le note le leggeremo probabilmente in un altro episodio. Queste sono quelle che ci danno per salire di livello. Ok. Lì c'è un uovo. Prendiamolo subito. Un uovo di pinguino, mi sa che è. Ok. Cominciamo ad avere un bel po' di uova. Questo è un abitante sus. Abitante abile. Vabbè, lo dico io se è abile. La tua non è una faccia conosciuta, per caso vieni dall'esterno. Beh, non sono affari miei. Ora se qui quest'isola va bene a catturare i par. Continuiamo fino a 10 della stessa specie. Come... catturare fino a 10 della stessa specie per accumulare punti esperienza. Ah, questo non lo sapevo. Più par catturare più... vabbè, questo l'avevo capito. Però non pensavo che dovessi catturare proprio sempre le stesse cose. Ok, andiamo avanti. Mi rode ancora per prima, eh. Oh, c'è un'altra tempesta. Ok, proviamo a catturare uno di quelli, un'altra tempesta, vai. La cosa che trovo più difficile, vai fiammetta, distruggilo. No, non l'ho preso mai nella vita. Vediamo un po'. Riproviamo. C'è uno di vita, dai! Ok. Dai, ma uno di vita! Ma dammi, me lo dovevi far morire per forza! Allora, il cervo... allora, quello lo voglio catturare. Allora, il cervo... il cervo lo catturiamo, eh. Allora. Il cervo si cattura, dai, dai, almeno cervo, dai. Ok, siamo saliti di livello, meno male. Allora, un po', inventario. Punti statistiche. Allora, a questo punto io andrei, non so andare su punti. Mi ha rotto il vestito. Potenza statistica, facciamo cioè, punti vita o attacco. Io vorrei arrivare a 1000 di vita intanto. Arriviamo a 1000 di vita, va? Tecnologia ci serve assolutamente questa, la pressa. Arco avvelenato. Sì, possiamo cavalcare Melpi, assolutamente, che suona malissimo. Ho detto così, facciamo questo. Arco triplo. Facciamo tra... ok. No, un altro. Allora, questo è il 15. Allora. Vai. Dai, dai, dai. Troppo poco questa. Troppo poco. 46. Dai, dai. 3, 43, dai, dai, dai. Yes, baby. Catturato. Due sfere pub. Oh, che carino. Aspetta, no, questo capirei sta a livello 3. No, 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 aspetta. Ah, ma tipo, che carino. Ma che carino, dai! Dai! Fighissimo! Sparkit, che carino! A questo punto sì, sicuramente porteremo su off-camera, catturerò gli stessi pal, che magari quello potrebbe annoiarvi. Lunfit, che carino! Guarda quanti ne stiamo trovando nuovi! No, dove vai? Bracconieri?
Mi sa che i bracconieri fanno una brutta fine qua. Vieni! Non riuscire a cantare quello. Presa! Al volo? No! Ma è 5, dai! Presa? 82? Nice! Ok. Un sacco di pan nuovi, eh? Sono contento, bene, bene, bene. Ancora un po' di esplorazio. Prossimo episodio spero di catturare un po' di Shota, così almeno porteremo al 10 Shota. Dream, quello lo vorrei catturare senza fiammetta, perché altrimenti il combattimento dura veramente poco. Allora, non me la uccidere per favore. Ok, no. Ok, vai. Vai, vai, vai. Nice. Ok, ce ne mancano ancora 7. Ai, ai, ai. No, 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 King Paga, non so cosa sia, ma penso rimanga qui King Paga. Non, non, no. Andiamo via subito. 25, via, via, via. Guarda che figo, King Paga. Ah, ma è il re degli Alpaga. No, che figo. È il re degli Alpaga, fichissimo. E qui che c'è? Depresso. Come depresso? Depresso si chiama veramente. No, vabbè, non ho parole. Un altro, catturiamo i depressi. No, vabbè, non ho parole. King Paga al 23 mi dà l'idea di fortino. Ovviamente non lo cattureremo mai nella vita, però. E tu? Oddio, ma che carino, quanti ne sto trovando? Ah, perfetto, l'ho massacrato. Perfetto, niente Vixi, vabbè, amen. Vixi lo cattureremo in un altro episodio, mi sa. Non pensavo di shottarlo male. Era al 4. Forse lo beccavo in testa. Mannaggia. Tombat? E quello che è? Oh, è fortissimo! Oh! Oh! Chi sei tu? Fortissimo Tombat! Non c'è coglio? Fortissimo! No, è scappato! Grande, abbiamo pure catturato, bene! Tombat! Che roba! Ok. Questo non va bene, un altro Tombat non me l'aspettavo. Ai 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 ai. Dov'è l'arco? Ce la fai Tempesta? Tempesta? Forse così ce la fa? Polaretta, uccidilo per favore. Polaretta? Grande, ok. Non è che ho il terrore di cadere male qua. Ai ai ai, dove siamo finiti? Quello non dorme? Un'altra nota? Questi sono i cinghiali, no, che fighi! Aspetta, aspetta, aspetta! Devi prendere quella sfera verde. Mi sa che è in un posto che non mi raggiungo. No, non ci possiamo arrivare adesso. Ok, ci serve un salto della fede. Cos'è, un villaggio? Che figo. Però è bello alto. Ti prego, atterriamo. Oh, meno male. Ok.
vedo niente. Siamo incastrati per sempre? Ah bene, siamo incastrati a vita? No. Posso fare una cosa un po' extreme? Non volevo assolutamente fare questa cosa, però non fa niente. Piccolo insediamento. Che figo. Posso prendere questa cosa? Grazie, ne avrei bisogno tantissimo. Guarda quanta gente. Oh, persone serie. Ok, wow. Tantissima roba, voglio capire dove siamo finiti. Wow, siamo finiti lontanissimo. Ok, devo tornare un attimo alla base, assolutamente. Wow, va bene. Ok, abbiamo fatto una marea di roba. Sicuramente per il prossimo episodio avrò catturato un sacco di palle uguali, adesso con la conferma di sta cosa, e così avremo magari shot a livello massimo. Sicuramente avremo shot a livello massimo e ce lo rimetteremo in squadra, perché in questo episodio è stato a riposarsi, diciamo. Quindi qui abbiamo sbloccato... Ah, lo possiamo fare! Fantastico, subito! Vai! No, vorrei portare pure su Ombrina, però quelli dobbiamo catturare solo di notte, quindi va bene, va bene. Quindi adesso noi se la evochiamo... No, vieni! Mappy? Cavalca. Mappy? Non mi ricordo. Ok, sono contento che sei... Oh, Mappy? No, che figata. Schianto soffice. Oh no, che carina, fa la carica giusta. Cannone ad aria? Ah, ma se... No, beh, è finita. Ok, ragazzi, mi sa che abbiamo sbloccato Palward adesso. Possiamo ma possiamo pure tirare le sfere palla? No, vabbè. Possiamo pure sparare frecce? Ah no, ok, non possiamo. Ok. Possiamo raccogliere gli oggetti? No, vabbè, figata. Ragazzi, abbiamo sbloccato Palward. E mo che chi va più a piedi ormai? Veramente abbiamo dato fuoco a Melpi, va bene. Melpi? Tutto bene, Melpi? Puoi andare a farti una doccia? Così almeno ti prendi? Ok. Abbiamo catturato un sacco di palle nuovi. Allora, eccoli qua. Allora, abbiamo depresso. No, questi devo un attimo vedere. Depresso. Questo. Poi abbiamo trovato Dino. Sparkit. Eppure il cervo abbiamo trovato. Ah, pure lui abbiamo trovato. Pure lo scoiattolino. Fammi vedere. Intanto il cervo. Che non lo possiamo cavalcare il cervo. Bellissimo. No, lui mi taglia la legna. No, ti prego. Vabbè, questo deve stare fisso nella banda. Allora, lui mi taglia la legna. No, ok. Il cervo è fantastico. Ok, poi abbiamo depresso. Che fa depresso? Vabbè, depresso la... Ok, lavora pure lui, va bene, questo è utile. Poi abbiamo Tombat. Che è fichissimo Tombat. Poi abbiamo questo che ce lo porteremo sempre in squadra. Che è bellissimo. Quanto è bello. E poi abbiamo Sparkit. Che è un piccolo Pikachu. Aumenta l'attacco dei padri attributo. Ah, lui buffa quelli elettrici. No, vabbè, è fichissimo. Ok, mai potevo immaginare che l'episodio di oggi potesse andare così bene. Posso definirmi super soddisfatto. Assolutamente sì. Shota ce lo rimettiamo in squadra. Il cervo lo mettiamo qui a lavorare. Lo lasciamo con Eminem, assolutamente sì. Mettiamo lo scoiattolino qui a lavorare. Melpi ce la dobbiamo portare da oggi in poi sempre in squadra. Lui ce lo portiamo sicuramente in squadra. Tombat ce lo portiamo, mi sa che è depresso, lo mettiamo a lavorare. Così almeno non è più depresso. Se ho capito bene, loro due dovrebbero funzionare bene insieme. Direi di fare così. Vabbè, ora non abbiamo nessuno a lavorare lì, però abbiamo talmente tanta lana che veramente... Adoro il cervo, ragazzi. Il cervo è il futuro. Il fatto che mi prenda la legna... Tutto bene, piccolo? E per il resto... Qui c'hanno cibo? Questi mangiano? Mi devo abituare che posso andare a cavallo, che posso fare così. Allora, dobbiamo costruire... Questo. Vabbè. Mettiamolo qua. 3 minuti e 10. Oh, perché sto morendo? Oh, aspetta! Aspetta! Oh, stavo a morire di fame. Wow! Per poco, eh! Ah, questo è farming di legno! Ah, è fighissimo. Poi possiamo fare pure questa? Ah, ci serve il legno. Ok. Assoluto, lo facciamo tutto. E saliamo pure di livello. Boh, pure questa. Depresso si sta prendendo una pausa.
veramente veramente alla grande. E adesso l'ultima cosa che voglio consumare è questa: ci servono 50 di legno, una struttura per ridurre imporre pietre e legno, ottenere così tipi di risorse. Vabbè, io la metterei qua, che dite? Facciamo tutto qua? O la mettiamo qui giù? Così tanto per fare una cosa, mettiamo tutte qua? Mettiamola qua, ok, abbiamo fatto salire pure la base di livello. Più di così, ragazzi, direi che non si può fare. Grande, potenziamento base. Dobbiamo fare un altro campo di bacche e un'altra e una fornace. Ok, va bene, ragazzi. Ah, dobbiamo fare un lettino. Vabbè, giustamente i pal senza letto sono scontenti. Questa cosa me la dovrei tatuare, probabilmente. Ragazzi, io direi che può andare per l'episodio di oggi. Abbiamo fatto veramente una marea di cose. Il prossimo episodio probabilmente andremo un po' a esplorare in giro incredibile con la nostra mount incredibile. Sì, assolutamente. Vedremo di catturare off camera un po' di sciota. Episodio incredibile, super episodio. Che godo sia con voi. Io torno a registrare un po' più di incredibile. Quindi che godo sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.